Abbiamo scoperto un aspetto di Mario con la teleterapia completamente nuovo, di autonomia totale, perché lui riesce a gestirsi praticamente questo collegamento di cui è veramente geloso. E poi è subentrata la telefonata di Vincenzo Sant'Arsiro, che mi dice: sai, abbiamo pensato di mettere su un progetto nuovo con altre figure che entreranno a far parte della riabilitazione di Mario, ma che prevede anche il tuo inserimento in questo progetto, e non solo tuo ma anche della famiglia. E all'inizio sono rimasta proprio sbalordita, perché dicevo, in un periodo così problematico mettere su un progetto mi è sembrato strano, però l'ho presa subito di buon grado, perché ho detto finalmente, ma veramente finalmente, si è puntati anche all'inclusione del vissuto praticamente di una famiglia di questi ragazzi speciali. Io ho accettato di buon grado la teleriabilitazione quando mi è stata proposta, per aumentare l'autostima di mio figlio, perché quando lui riesce a fare delle cose da solo è gratificante per lui, allora dire bravo, sei stato bravo nel fare questa cosa. Quindi quando ci è stata proposta anche già in primis la teleriabilitazione, io sono stata felice. Ci siamo dovuti reinventare insieme ai terapisti. Canio, che è il suo psicomotricista, prima si occupava praticamente del rapporto uno a uno, del contatto fisico di Mario, che comunque andava gestito nel rilassamento, nelle forme di rilassamento e tutto il resto. Adesso dà l'opportunità a Mario, con un tappetino yoga, di fare ginnastica due volte al giorno, due volte a settimana, un'ora a settimana. Quindi mi aiuta, perché io ho anche il tappeto là di là, a mantenerlo in forma, perché lui sa che c'ha quell'impegno con Canio. Sono riusciti a creare questa simbiosi, come se lui non avesse mai interrotto la riabilitazione, l'ha sempre continuata. Ed è per questo che il lockdown e questa vita sociale un attimino tirata la riusciamo ad affrontare abbastanza bene, perché per lui è cambiato sì il contatto fisico, ma non abbiamo alternativa, ma nello stesso momento riesce a mantenere allenata la sua mente, il suo fisico, proprio con la teleriabilitazione. Quindi questo progetto non può far altro che andare a completare un discorso avviato già a marzo-aprile. E io sono felicissima di questa cosa.